Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio della nostra Pixmon. Ricominciamo da qua e vi voglio far vedere che ho già cambiato alcune cose rispetto allo scorso episodio. Infatti nel mio inventario ho lo scalpello con il quale ho aggiunto delle statue per decorare un pochino la nostra base. Ho deciso infatti di mettere qua a Reshiram e Mezzekrom un po' perché la teoria dello Yin e Yang nella fontana un po' d'ingresso mi piaceva come idea. E soprattutto ho già fatto tutto il trasferimento, notare anche che sto cominciando a mettere delle foglie, ma soprattutto ho fatto il trasferimento delle ceste. Ora vi faccio vedere che il magazzino sta prendendo davvero forma. Intanto qua ho messo la statua di Zeraora, perché come vi ho detto vorrei cercare di catturarlo quanto prima, quindi sarà uno dei primi leggendari che andremo a cercare noi. Mentre dietro di lui, come vedete, ho deciso di mettere i quattro Tapu. Si guardano un po' tutte e quattro, quindi sono due coppie, uno guarda l'altro e mi piace molto. E come vedete qua ragazzi, il nostro magazzino sta prendendo forma. Ci sono gli time frame, ci sono tutte le cose del caso. Ho portato tutti i materiali proprio qua dentro. E soprattutto qua dietro ragazzi, ho già cominciato a preparare la nostra mega fornace. E questo è uno spoiler, perché come vedete qua abbiamo la possibilità di mettere il carbone a ambo i lati. E qua invece la cobblestone e qua invece le ghicocche. Perché voglio fare la stessa fornace che ho fatto in vanilla, ma stavolta ragazzi ci sarà una piccola, come dire, differenza rispetto a quella. Quindi in realtà sarà un piccolo circuito diverso. Però se avete visto la serie della vanilla vi consiglio di andarla a vedere, così vedrete come è strutturata la nostra mega fornace. Quindi in realtà qua ve la farò vedere praticamente già finita. Qua poi ragazzi ho deciso di mettere le ceste un po' sospese. Laggiù ho fatto un piccolo angolino con tutte le fornaci e tutto è molto molto più, come dire, molto molto più ordinato. Qua davanti a noi ragazzi poi abbiamo quattro anvil meccaniche. Ne abbiamo due da questa parte con i rispettivi simboli e due da questa parte. Ho deciso di coprire un po' tutto il circuito e secondo me l'effetto dai è carino. Ho messo anche un po' di luci, un po' di legno per staccare un attimo dal resto delle pareti, ma devo dire che l'effetto mi piace molto. Ma la cosa più importante che è successa nello scorso episodio è che abbiamo catturato il nostro ditto, che ora vi faccio vedere. Eccolo qua il nostro bel ditto, salve, e è ora di cominciare ad utilizzarlo. Quindi per farlo dobbiamo per prima cosa craftarci un bel pistone, e per farlo dovrei avere qua tutti i materiali. Mi serviranno infatti un po' di lingotti di ferro, in realtà solo un pezzo, mi servirà anche un pezzo di glowstone, mi serviranno però dei pezzi di legno e della cobblestone. Qua abbiamo il nostro legno, quindi direi che possiamo fare anche qualcosa del genere, così almeno li terminiamo tutti. E qua invece mi prendo quattro pezzi di cobblestone. Quindi mettiamo la cobblestone, mettiamo il nostro ferro, mettiamo la nostra redstone e probabilmente l'ho messa al contrario come il mio solito, vediamo un po', e infatti è così, e otteniamo così il pistone. Altra cosa ragazzi, nel mio inventario ho due PC in aggiunta a questi due, perché ho trovato un altro centro, mentre questo era nel centro poké che abbiamo qua vicino, quindi siamo a quota 4 e dobbiamo però andare un po' in giro a cercare dell'argilla, perché ci servirà a fare un pot, quindi un vasetto, e per farlo appunto ci serve la nostra argilla. Quindi ora vado un po' in giro, salve Pokémon che spawnano qua, e cerco un fiume dove reperire un po' d'argilla, ma in teoria non dovrebbe essere troppo difficile, dovrei trovarla qua nelle vicinanze. E invece ragazzi qua trovo un loot, che vado ad aprire e prendo un bel super colpo. Oh bene bene, ora se non ricordo male qua vicino c'era un fiume, non me lo sono immaginato. Vediamo un po' se qua c'è dell'argilla. No, ma in teoria in questa zona ci dovrebbero essere dei corsi d'acqua, quindi me ne approfitto e vado a cercarla. Ecco qua un bel fiumiciattolo. Ora vediamo insieme se c'è dell'argilla. In teoria non ne vedo. Anzi, quella è argilla. Perfetto, l'abbiamo già trovata. Intanto i Magikarp ci fanno compagnia e me ne servirà relativamente poca. Quindi ecco, direi che 8 pezzi vanno più che bene. Probabilmente ne prendo ancora un po' per essere sicuro, ma direi che ci siamo. Aspettiamo un attimo che tutta la nostra argilla sia cotta. In realtà ce ne servono 3 pezzi, quindi va bene così, me ne approfitto. Ecco, li prendiamo. Andiamo a fare il nostro pot e vediamo subito di craftare la macchina per il breeding, perché in questo episodio voglio cominciare appunto a breedare la nostra squadra. Quindi abbiamo il vaso, mettiamo il vaso qua sopra, mettiamo il PC in mezzo e il pistone sotto. E qua abbiamo la Ranch Block che andiamo subito ad utilizzare. Infatti abbiamo in squadra in realtà dei Pokémon che non dobbiamo avere, quindi li mettiamo qua. E voglio cominciare a breedare la squadra partendo dal nostro Froakie. E qua dovrei avere anche, se non ricordo male, o magari qui, ecco, nella cesta appunto del legno e dei derivati, anche delle ninfe, delle Lilipad che servono appunto per facilitare il breeding. Ora voglio capire però se qua ho avanzato qualche lampada di... No, non ho purtroppo nessuna Sea Lantern. Anche quelle sono importanti per breedare il nostro Froakie. Magari torniamo, se vediamo che ci mettono troppo, magari torniamo al monumento oceanico e vediamo di prenderne qualcuna. E ora dove mettiamo a breedare il nostro Froakie? Probabilmente lo mettiamo proprio qua ragazzi, qua in mezzo. Ora ovviamente non fate caso al fatto che non c'è una struttura dedicata, dobbiamo preparare il tutto. Però in questo modo abbiamo la terra e abbiamo l'acqua, e in teoria questo dovrebbe essere l'ambiente ideale
per far bridare i nostri due Pokémon. Quindi ci mettiamo sotto il nostro Ditto e ci mettiamo anche il nostro Froakie e capiamo insieme se questa cosa funziona, perché ora cliccando su di loro vediamo se loro non si sente a suo agio in questo ambiente. Ah, perfetto, questo è un po' strano. A Ditto piace Froakie un po' di più ogni giorno. Significa che dobbiamo spostare per forza la macchina del breeding, che infatti ha troppa poca acqua. Quindi per facilitare il compito io proverei a spaccare, ecco, un po' di questa e metterci direttamente dell'acqua. O magari aggiungerla anche con il secchio, per fare in modo appunto che Froakie si senta un pochino più accettato nella coppia. Quindi aspettate che faccio qualche modifica e vediamo un po' se la situazione cambia. Ecco, ho fatto un pochino più grande lo stagnetto. Vediamo un po' se ora in teoria così dovrebbe andare meglio. In teoria sì, perché come vedete prende molta più acqua rispetto a prima. Vediamo un po' se Froakie è d'accordo. A Froakie piace Ditto un pochino di più ogni giorno, quindi è perfetto, così funziona. E allora sapete cosa? Per aggiungere un po' di velocità al tutto, mettiamo magari qua delle ninfee e in teoria così dovrebbe anche funzionare di più. Quindi a questo punto dobbiamo solo aspettare che loro facciano le uova e fin tanto che aspettiamo, ragazzi, ed è notte, direi che ce ne possiamo approfittare, andare un attimo nel nostro grandissimo magazzino, prendere le Pokéball che ho qua su, e in effetti nell'inventario non ne ho più, ragazzi, perché stavo costruendo, quindi me ne sono approfittato. Rimettiamo qua la terra, cerchiamo di tenere tutte le cose in ordine, ecco, come vedete i simboli indicano ciò che c'è nelle chest. Direi che possiamo prendere sicuramente le nostre Pokéball che avevo lasciato qua e che avevo avanzato. Quindi ci spostiamo e torniamo nel nostro villaggio, ovvero nel deserto, perché sarà essenziale, ragazzi, catturare un Macargo. Il Macargo ha come abilità Corpo di Fuoco, che ci permette di schiudere le uova molto molto più rapidamente rispetto agli altri Pokémon e quindi rispetto a non avere nulla in squadra. Quindi lo utilizzeremo per far schiudere un po' tutti. E però sto notando che è quasi l'alba, quindi in realtà probabilmente potrebbe essere un problema e dovremo solo aspettare la prossima notte per trovarne uno, anche se in realtà dovremmo trovarli ancora in giro. Quindi ecco, vedo degli Slug ma non vedo perché non ci siano i Macargo. E infatti eccolo qua davanti a noi, ragazzi, abbiamo trovato un Macargo di livello però 47. Ah, un pochino altino mi dicono. Beh, noi ci proviamo, se anche non ci interessa, ma sì, dai, tanto ci serve solo per l'abilità. Quindi proviamo a buttare giù il Noctowl e proviamo a batterlo. Intanto questo Macargo vuole farsi il bagno, pensate un po' che bello. E facciamo magari un bel ipnosi, perfetto, e facciamo anche un bel mangiasogni. E dovremmo fare abbastanza male, lui intanto sta ancora dormendo, quindi io me ne approfitto. Voglio portarlo almeno a vita gialla se riesco. Ha fallito purtroppo, e intanto il Macargo si è curato, che bello. E in teoria non può perché usa bruciatutto ma addormenta lui Noctowl. Perfetto, allora andiamo giù di zaino, facciamo magari, non so, una Ultra Ball. Cerchiamo di catturarlo così perché appunto ci serve per la squadra, niente di che. Ora dobbiamo anche controllare però l'abilità di Macargo, perché altrimenti siamo messi un po' male. Attendiamo e abbiamo catturato al primo colpo Macargo, perfetto. Vediamo un attimo se lui ha l'abilità al Corpo di Fuoco, quindi generale, sì, perfetto, Corpo di Fuoco. Quindi ora torniamo un attimo a casa e vediamo un po' se già il nostro Ditto e il nostro Froakie hanno fatto l'uovo. Quindi ragazzi, momento della verità, siamo tornati a casa, Froakie in realtà si sta facendo il bagnetto, anche Ditto, l'uovo non c'è ancora, quindi dovremo aspettare un po', e fin tanto che aspettiamo andiamo ad allenare un po' la squadra, chi se ne importa. Voglio solo capire però se lui, perfetto, piace Ditto un pochino di più ogni giorno. Dobbiamo puntare a un Froakie un pochino più grande, possibilmente di dimensioni, ma anche un Froakie timido. Quindi la natura che cerchiamo è la natura timida e ci vorrà un po' per ottenerla, perché visto che non abbiamo nessuna scappatoia, come ad esempio un'altra Pokéball qua che avevo dimenticato, dicevo, come ad esempio la pietra stante o il destino comune, ci vorrà un po'. Otteniamo un altro bulbo, lo avevamo già, e direi che ce ne approfittiamo per andare a livellare un pochino il nostro Trambic, perché voglio avere quanto prima il nostro Toucannon. Quindi ragazzi, prima di livellare il nostro Trambic, e ne vedo un altro proprio davanti a noi, sono tornato in una giungla perché, come vedete, ho trovato un'altra Master Ball con NPC annesso di livello 27. Potremmo anche provarci, ma voglio capire cosa c'è qua dentro. Una Soul Vest, questo è molto molto importante. Ora ci troviamo nella giungla, probabilmente a Pokémon d'erba. Non lo so, non lo so. Io intanto ci proverei. Proverei a buttare il Grovyle e capire. No, ha un Ampharos, che in effetti contro il Grovyle è perfetto. Facciamo un bel Fendifoglia. Facciamo del male, davvero molto molto male. E in teoria dovremmo anche livellare così il Trambic. E ne vedo uno che svolazza davanti a noi. Ora un Torchic, questo potrebbe essere un pochino più particolare, infatti un Torchic di livello 28, oltretutto che è strano. Quindi vado giù di Mashtomp e mi tolgo il pensiero, visto che ora lui non è per niente efficace. E in teoria con un bel pistolacqua, o meglio con due, dovrei anche buttarlo giù e dovremmo essere a posto, infatti è così.
Ora un Marip, questo è un pochino più importante, quindi in realtà io toglierei e metterei anche il Noctowl. Noctowl, ragazzi, che voglio cambiare, vi ho detto, voglio avere il Toucanon in squadra, ma vi dico già che lo porterò almeno a livello 70, perché con Ipnosi e Mangiasogni è un ottimo e valido aiuto contro i leggendari. Quindi in realtà allenerò ancora il nostro Noctowl, magari anche off camera o magari più avanti, comunque aspettatevi di vederlo nella squadra spesso, perché voglio utilizzarlo insieme a un Pokémon che ha falso finale e uno che ha Tuononda per andare a caccia di leggendari più avanti. Intanto facciamo un bel Mangiasogni, e non ha effetto perché lui purtroppo si è svegliato, e mi butta giù anche il mio Noctowl. E allora te la sei voluta tu, facciamo un bel bruciatutto e terminiamo la pratica. Ora qua vedo anche un Pikipek, abbiamo vinto la battaglia, 448 Pokédollari e GG. E in tutto ciò abbiamo livellato, beh in realtà possiamo fare un bel fendifoglia, ecco. E voglio capire un po' a che livello abbiamo il Trambic. Lo abbiamo a livello 19, quindi pian piano stiamo livellando anche lui. Altro giro, altra corsa e altra Master Ball. Ragazzi, vediamo un po' una lenti scelta. Ecco, come vedete quando vado in giro io mi segno i waypoint e poi ovviamente voglio aprire insieme a voi le Master Ball, sia mai che troviamo davvero una effettiva Master Ball. Non sarebbe male come idea, quindi speriamo di trovarla presto. E siamo tornati qua. Ora non capisco se andare lontani probabilmente non mi fa fare l'uovo. Non lo so, non lo so. Intanto a lui piace un po' di più ogni giorno, mentre a Ditto com'è? Ditto innamorato di Froakie ma non si sente a suo agio in questo ambiente. Perfetto, abbiamo il problema contrario. Quindi ora dobbiamo per forza mettere un po' di terra. Ecco perché non sta funzionando. Ah, dovevo controllare il Ditto prima. Quindi vado a prendere un po' di terra. Cerchiamo di riparare al guaio. Aspettate però che qua è spawnata una mucca. Salve, di livello 12 dentro il magazzino. Dicevo, dobbiamo essere sicuri che tutti e due siano al loro agio nell'ambiente. Altrimenti questi due non si accoppieranno mai. E in effetti, visto che voglio accoppiare almeno 4 Pokémon, voglio ubridarne almeno 4, e contando anche che probabilmente non riusciremo al primo uovo ad avere tutte le nature giuste, beh, dobbiamo cercare di velocizzare un po' tutta la pratica. Magari qua facciamo, ecco, magari questo pezzo lo facciamo di terra, così almeno siamo tranquilli. Non ancora, e allora qua dobbiamo aggiungere dei blocchi di terra se riusciamo, quindi magari ne mettiamo qualcuno qui. Vediamo un attimo, non ancora, allora ne mettiamo altri due qui. Dobbiamo, ecco qua, Ditto piace Froakie un pochino di più ogni giorno. Vediamo un po' Froakie. A Froakie piace Ditto un pochino, perfetto. Quindi ora è perfetto. Il nostro ranch va benissimo. Dovrebbero fare l'uovo abbastanza velocemente. Ah, intanto il nostro Trambic a livello 21 vuole imparare Trespolo. Potrebbe essere interessante al posto di Spaccaroccia no. Beccata no, spennata assolutamente. Probabilmente lo mettiamo al posto di Echeggiavoce al momento. Poi magari decidiamo. Qua intanto droppa un sacco di roba. E si è fatta notte, ragazzi, quindi sapete cosa? È ora di tornare nel deserto a cercare un Ondum o magari anche un suo sostituto, perché pensavo anche a un Pokémon di fuoco per la squadra e Ondum è un papabile, come dire, membro. Però pensandoci bene abbiamo anche Greninja, che è buio, quindi in realtà non voglio avere la ripetizione. Quindi pensavo anche di cercare un Larvesta, perché la coppiata fuoco coleottero, quindi un bel Volcarona, potrebbe anche fare al caso nostro. E ragazzi, è passato un bel po' di tempo e questi due non fanno le uova. Ora sto sospettando che intanto oltre a questo non vanno. E sto sospettando che questo sia dovuto al fatto che qua spawnano Goldin eccetera. Quindi ho preso una decisione, togliamoli, quindi purtroppo devo fare così. Togliamo anche questo, ragazzi, che per fortuna non dobbiamo poi ricraftare. E ho deciso, fin tanto che aspettavo e un po' stavo allenando anche il Trambic che è a livello 23, ho deciso di darmi da fare, ragazzi. Sono andato nella palude dove abbiamo preso il Froakie e come vedete sono andato a prendere il Lilipad. Ho messo i fiori Lilipad che dovrebbero aiutare il processo di, come dire, di breeding. Quindi ora, per evitare che spawnino qua Pokémon o che vengano NPC, ecco, direi che possiamo fare qualcosa del genere, se anche proprio brutto da vedere. Ma non importa, ragazzi, per forza di cose dobbiamo arrangiarci, così almeno in teoria così dovrebbero anche fare tutte le robe del caso e dovrebbe funzionare molto molto meglio. Quindi ora facciamo così con la terra e a questo punto direi che possiamo mettere il nostro breeding machine, quindi la macchina del breeding, proprio qua al centro. Dovrebbe essere proprio questo il centro perfetto e infatti è così, e qua dentro rimettiamo questi due. E in teoria ora dovrebbe funzionare molto molto meglio. Quindi vediamo un attimo di capire se loro qua stanno meglio. L'amore di Froakie per Ditto cresce rapidamente ogni giorno. L'amore di... Ditto è innamorato di Froakie ma non si sente a suo agio in questo ambiente. Ok, togliamo un po' di fiori allora. Aspettate, magari qua non servono i fiori? Vediamo un po'. Ecco, probabilmente con i fiori ho toppato, ragazzi. Probabilmente non servono, quindi aspettate che li togliamo. Ragazzi, è passato tantissimo tempo e ancora quei due non hanno fatto l'uovo. Ora vi voglio far vedere che ho delle cesoie. In pratica sta succedendo di tutto e sto aspettando che facciano l'uovo.
Ma davanti a noi, ragazzi, c'è qualcosa che mi interessa particolarmente. Quindi sapete cosa? Io vorrei catturare questo Druidigon e lo voglio fare mettendo in campo, se riusciamo, il nostro Grovyle. Druidigon, infatti. E direi che possiamo provarci, ragazzi. Buttiamo giù una Velox Ball. Mi piace un sacco questo. E in teoria non so se ci possiamo volare. Però l'idea di avere un draghetto, magari in squadra, magari no. Catturato, perfetto. Mi piace davvero un sacco. Volevo aspettare per catturarlo nei prossimi episodi, ma sinceramente è da un po' che l'ho visto spawnare qua e ho deciso di prenderlo. Ora vi voglio far vedere un po', intanto c'è un Mega Ampharos, vi voglio far vedere quello che sto facendo. Intanto è passato talmente tanto tempo che, come vedete, mi sono anche messo a terraformare con tutti gli stack di terra che avevo. Infatti di tutti gli stack che avevo mi sono rimasti solo 46 pezzi e, come vedete, sto mettendo tutta l'erba. Quindi potete capire bene quanto tempo ci vuole. E la cosa che mi spaventa di più, ragazzi, è che siamo solo al primo uovo della prima covata del primo Pokémon e dobbiamo bridarne ben 4. Quindi ci vorrà tantissimo tempo. Come vedete, lui è attratto, l'amore cresce ogni giorno di più, mentre lui mi sta dando un sacco di problemi, mentre ora però piace un pochino di più ogni giorno. Come vedete, ho craftato altri pot, ho messo la lana, sono andato a smantellare con le cesoie un centro poké. Poi ho messo i fiori, poi ho messo la grassa, o meglio, ho tolto la grassa, ho messo la terra normale perché diceva nella wiki che in teoria dovrebbe funzionare meglio. Insomma, davvero ci vuole un sacco di tempo, io spero si sbrighino a fare l'uovo. Ma in tutto ciò, ragazzi, ce ne approfittiamo per vedere insieme questo Druidigon. Voglio un po' capire se magari è valido e se lo possiamo utilizzare. In realtà, ragazzi, ce l'avevo qua. Intanto, vediamo un po' le statistiche. È un attaccante speciale, modesto. Eh no, ragazzi, peccato, io pensavo di poterci volare. È animato benissimo, mi piace un sacco, è davvero ignorante. Beh, fa nulla, magari lo utilizzeremo. Intanto questi due davvero non capisco perché non si sbrighino a fare l'uovo. E ragazzi, fin tanto che aspetto che questo benedetto uovo esca, siamo riusciti a livello 27. Pensavo si evolvesse tipo a livello 36, qualcosa del genere, a far evolvere il nostro Trambic. Assistiamo infatti insieme all'evoluzione, abbiamo finalmente Toucannon, che è anche bello gigante, quindi ora io me ne approfitto e lo proviamo in volo. E ragazzi, mi piace un sacco. Ok, pensavo di farlo evolvere nel prossimo episodio, invece mi ha preso alla sprovvista l'evoluzione, quindi ce lo godiamo ora. E intanto mi piace, le dimensioni mi piacciono. Sì, evolve a livello 28, non 27, perfetto. Ora ragazzi, lui ha il cuore viola, lui ha il cuore rosso. Ci siamo quasi, in teoria fra poco dovrebbero anche far spawnare l'uovo. Io non vedo l'ora. Sta di fatto che fin tanto che aspetto io continuo ad allenare la squadra. Anche se in realtà voglio un po' mettere da parte sia il nostro Sceptile, o meglio il nostro Grovyle e il nostro Mashtomp, perché come vedete siamo arrivati ad un livello tale che nel prossimo episodio li facciamo evolvere, quindi il prossimo episodio sarà anche un episodio di evoluzioni. In tutto ciò aspettiamo che questi due quaglino. E ragazzi, guardate un po' cosa c'è davanti a noi. Finalmente abbiamo un uovo. Ora non mi interessa che dito sia attratto, ritiro l'uovo assolutamente, è stato mandato al PC ma ora lo prendiamo. Che dire, sono circa le 2 del mattino e io ho cominciato a registrare l'episodio alle 21.30, quindi potete immaginare siamo solo all'uovo. In pratica una gestazione di un elefante dura di meno, ma sono dettagli. Direi che possiamo mettere l'uovo al posto di Druidigon al momento. Prendiamo il nostro ovetto e lo mettiamo qua. Notare anche che un Pokémon, o meglio un Meo che ho sconfitto, mi ha droppato il moneta amuleto. E come vedete abbiamo 23.000 poké dollari perché ho continuato a livellare eccetera eccetera, e ho anche sfidato un po' di allenatori. Mettiamo comunque il Macargo in prima posizione a fianco all'uovo e cominciamo a camminare. Ora, in teoria, loro dovrebbero generare molte più uova molto molto più velocemente perché hanno raggiunto il livello di intesa. Infatti cresce rapidamente ogni giorno. In teoria dovrebbe essere così. Questo però non significa niente, ragazzi, perché per avere un Froakie timido ci potrebbero volere 10 uova, 100 uova, 1000 uova. Quindi in realtà quando io ho scelto, intanto guardiamo cosa voleva lui e non mi interessa, quando io ho scelto di bridare la squadra sapevo di andare incontro a qualcosa di talmente folle, e pensate che siamo solo a 1 di 4, quindi ci vorrà davvero tanto tempo. Io spero per il prossimo episodio di averli bridati tutti e tre, quindi Riolu, il nostro Gallade e anche il nostro Froakie. Ma in realtà non lo so. Ora, non ricordo quanti passi ci vogliono per far schiudere il Froakie. Sicuramente meno di un Eevee o di uno Snorlax, che sono i due Pokémon che hanno bisogno di più passi in assoluto, a meno che non ne abbiano aggiunto qualcuno in settima generazione che ne ha di più, ma lo ignoro. Ho anche controllato la Wii.
Wiki, ragazzi, fin tanto che camminiamo per far schiudere il Froki, vi dico che per far schiudere un uovo di Riolu c'è bisogno di blocchi specifici per il tipo acciaio lotta, e nello specifico abbiamo bisogno di blocchi di ferro, e li abbiamo, e anche di blocchi di stone bricks cesellati, anche quelli si possono fare, quindi GG, siamo a posto. Per quanto riguarda invece il Gallade, quindi il tipo psico, non abbiamo i blocchi ottimali, che sono blocchi di diamante, blocchi di smeraldo, probabilmente magari fin tanto che brido gli altri, magari una capatina in caverna la faccio, visto che nella Pixelmon è più facile trovare i diamanti, abbiamo i waypoint, non abbiamo i mob, quindi probabilmente qualche diamante riesco anche a trovarlo con il piccone, con fortuna poi dovrei riuscire a fare qualche blocco. Ma se così non fosse, utilizzerò le librerie prendendole dai villaggi con il steel touch del piccone e anche i cartelli. Quindi spero nel prossimo episodio di avere tutti e tre i Pokémon bridati, e in effetti è un lavoraccio, però volevo fare le cose per bene, quindi non mi lamento troppo. E in realtà sarà molto molto interessante poi vedere la differenza in battaglia, perché poi li livelleremo, e soprattutto ragazzi, se notate i livelli di Mastomp e Grovyle, vedrete anche che nel prossimo episodio otterremo finalmente lo Swampert e anche il nostro Sceptile, finalmente. Non vedo l'ora, perché poi dovremo anche andare a cercare le mega evoluzioni per le mega pietre, e quindi la faccenda si farà sicuramente più interessante. In tutto ciò io continuo a camminare e sto notando che l'uovo comincia a creparsi, fin tanto che parlo con voi, quindi in realtà, come sospettavo, c'è bisogno di un po' di passi, ma neanche tanti. E ovviamente io non mi aspetto di trovare un Froki timido al primo uovo, sarebbe impossibile, sarebbe una botta di culo troppo grande, ma magari può anche succedere, non lo escludo, però è davvero difficile. Quindi, come vi ho detto, non credo nel prossimo episodio, spero di averli tutti e tre, ma se così non fosse, perdonatemi, ma ci vorrà tantissimo tempo off camera, intanto controllo che facciano altre uova, spero le facciano presto. E altra cosa ragazzi, se notate, ho cambiato tutti i blocchi di lana, sono andato a smantellare un altro centro Poké, perché ho visto che c'era la lana bianca, quindi ho pensato che quella blu non funzionasse. In realtà non è così. In pratica ho fatto un po' di guai, e per far bridare un tipo normale come Ditto c'è bisogno delle fence, non dei fiori e non dei pot. Quindi in realtà quelli si usano per bridare i tipi coleottero. È stato un lapsus, e per fortuna che me ne sono accorto subito, così almeno ho potuto cambiare le cose. Ma fidatevi che ci sono volute più di 2 ore per far spawnare un uovo, perché per cambiare i blocchi, poi ho deciso di togliere il Froki, se anche era già a buon punto prima, quindi ho dovuto aspettare tutta la manfrina. Comunque non importa. L'uovo si sta continuando a crepare molto molto velocemente, in realtà. Devo dire che ci stiamo mettendo pochi secondi, che non può che farmi piacere, perché mi aspetta davvero un lavoraccio, ragazzi, davvero un lavoraccio. Lui ha tratto ogni giorno di più, perfetto. Lui invece, l'amore di Froki per Ditto cresce rapidamente. Ora, qua, ogni giorno di più, perfetto, perfetto. Questo significa che fanno le uova. Invece prima ci diceva che era attratto un pochino di più, quindi, visto che c'erano i vasi, non poteva accoppiarsi in pratica. Ecco perché ho dovuto aspettare un po'. Ma sono dettagli. Intanto che io continuo a camminare, vi dico anche che sto, come vi ho detto, livellando tutta la squadra. Abbiamo il Mastomp e il Grovyle a livello ormai 34 e 35, ma abbiamo anche il Toucannon a livello 28 che si è evoluto. Sto livellando anche il Noctowl, ve l'ho detto ragazzi, quello me lo voglio tenere buono per i leggendari, quindi in realtà me lo allenerò probabilmente anche off camera, ma lo alleneremo anche perché con il condividi esperienza ora sarà tutto più facile. E ora voglio anche vedere cosa scambia, perché mi piacerebbe trovare un trader che scambia un Kadabra. E sarà difficile da trovare, perché in quel caso avremo l'Arakazam, che è un altro Pokémon che mi piace un sacco, ma che non si può... finalmente il Froki si è schiuso. Dicevo, non si può ottenere in single player. Comunque, ora è il momento della verità. Cominciamo a ridere, perché probabilmente la natura sarà sbagliata e sarà minuscolo, ma chi se ne importa. Vediamo un po' com'è questo Froki. La natura è seria ed è piccolo. Quindi ragazzi, come vi dicevo, mi aspetta davvero tanta, tanta roba da fare off camera. Ma direi che per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto, e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate quel pulsante per iscrivervi ad altri due video. Io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!